creepy, ma dove sono finiti i gameplay? Ma fai solo teorie, ma sei più venduto dell'Inter dei cinesi, ma non hai, non c'è un motivo per cui non fare... C'è un motivo. Ed è questo, che sono malato. Per questo non portavo Let's Play da un po' di tempo. Comunque, benvenuti in questo ultimo episodio di Pokémon Sienna. Ultimo episodio, come avevo promesso, nel quale andremo a fare le ultime cose del gioco. Quindi, signori miei, sono principalmente tre e le andiamo a fare molto velocemente. La prima, ma avete fatto notare che questo qua ci avrebbe fatto accedere al suo incredibile fantasmagorico giardino. Comunque vi invito a lasciare un mi piace per questo ultimo episodio di Pokémon Sienna, tornando un po' più seri. E anche perché la serie, ragazzi, finisce appunto qua, quindi se vi è piaciuta, questo è il momento di farlo notare. E sì, questo è il suo giardino bellissimo. Cioè, non so se avete presente l'utilità, no? Cioè, proprio troppa. Bene, per chi si sarebbe aspettato, per chi si fosse aspettato, oddio. Uccidetemi, linciatemi, fatemi del male anale. Per chi si fosse aspettato qualcosa di figo, balsa. Comunque, mentre ci avviamo alla prossima cosa da fare, non taglio, c'è un motivo se non taglio, lo sapete benissimo. È perché vi devo dire un po' di cose. Innanzitutto, come avrete capito, io non sto facendo molti let's play in questo periodo, mi sto concentrando un po' di più sulle teorie, perché sostanzialmente le teorie parlo per 3 minuti, mentre invece per un let's play parlo per 16. E conciato come sono, intendo così conciato, quindi in questo video ci saranno anche un po' di tagli perché dovrò soffiarmi il naso, conciato così non posso rendere al meglio, i video verrebbero rumorosi, io che tiro su col naso, tutte cose bruttissime, quindi non è il caso. Detto ciò, cosa arriverà dopo Pokémon Sienna, dopo questo episodio? Arriveranno una serie in coop che stiamo programmando io e un altro ragazzo, che non è né Rocket né Frost, vi basti solo saperlo. E poi arriverà un gioco molto particolare. Infatti non sarà a tema Pokémon. Nel frattempo io mi sto avviando al luogo, tranquilli, non sto girando a caso per la regione. Questa serie qua non sarà Pokémon. Vi faccio una piccola premessa, Pokémon Apex vi è piaciuto davvero tanto, i primi episodi hanno quasi 2000 visualizzazioni e sono davvero davvero contento di ciò. Però qual è il problema ragazzi? Mi avete chiesto tutti, fai un'altra serie horror sui di Pokémon, però ragazzi, di giochi fatti bene come Apex non ce ne sono, ci sono gli RPG, i punto .exe se non sbaglio si chiamano, che però non sono giochi horror, sono un mini giochino del cavolo di 10 minuti in cui ti prendi il jumpscare, sinceramente non è che mi piacciono molto come cose, se non da fare in coop. Ora, qua non mi ricordo dove devo andare perché sì, mi sono informato prima di fare sta roba, altrimenti non ci avrei mai fatta. E forse qua. No, perfetto, mai nella vita. E quindi, tornando a noi, mi avete chiesto appunto di fare queste serie horror e io ho detto sinceramente, va bene, nel senso, mi va di farle. L'unico problema è che oltre a non sapere la strada e a sbagliarmi come un deficiente, non ci sono di Pokémon, e questo vuol dire, ragazzi, che porterò degli RPG horror non Pokémon. Non vi dico ancora il titolo qual è, sta di fatto che io in una mia live. Ok, perfetto, ho trovato la strada. In una mia live l'avevo chiesto se volevate questi tipi di giochi, ma avete risposto tutti di sì. E quindi, ragazzi, io ho deciso di portarli. Detto ciò, abbiamo la squadra pronta per l'ultima battaglia di questo video. Scusatemi, di questo Let's Play. Mettiamo davanti Cancro. Perché ragazzi è stata la mascotte di questa serie, quindi affrontiamolo. Sarà una battaglia relativamente facile perché avrei dovuto farla prima in teoria. Vuoi sapere chi sono? Torna esattamente con 5 Pokémon. Ok, ho failato. Ok, gente, rieccomi qua. Parliamo al tipo. Hai esattamente 5 Pokémon e vuoi sapere chi sono? Sembra una delle pubblicità di Media Shopping. Sono Riley, il campione della regione di Sinnoh. Ho lasciato quelli. Ho lanciato quell'iperraggio. Non ho capito. Ok, vuole che lo affrontiamo in sostanza. Sì, non mi ricordo il nome che ha in italiano. Marisio, forse. E in sostanza, sì, il livello è quello. Non è altissimo. Allora, Cancro, Rock. Hyper Beam, ok, non ci fa molto. Rock Blast, se fai tanti colpi, mamma mia, Cancro. Cancro si risveglia agli ultimi squilli di questa serie. T'ammazzo di botte. Aspettate, ma
Ok, cancro è morto malissimo. Sì, scusate se non sto commentando troppo, ma è un po' per il raffreddore e un po' perché comunque c'ho giù i parenti, dato che sto registrando di sera, cosa che di solito non succede mai, e quindi devo evitare di fare troppo casino. E tra l'altro mi sto deconcentrando e sto perdendo male. Slacking, oddio. Urku Giuda. Ah, ti riposi pure. Allora, flamethrower e flamethrower di nuovo. E a casa. E dovresti avere, eccolo, il suo Pokémon peculiare. L'unico forte della squadra, che però schiatta perché noi abbiamo Bin Laden che lo fa saltare in aria. E infine Fire Blast e Absol a casa. Livello 43, abbiamo sconfitto Pokémon Trainer Riley. Ben fatto, sei bravo. Grazie mille. Mi hai battuto, ben fatto, come ti ho promesso. Quale Pokémon vuoi scegliere? Volevo scegliere Piplup. Vabbè che non toccherò più questa ROM per un po'. Però volevo scegliere Piplup. E comunque usciamo velocemente da questa grotta e andiamo a fare l'ultima cosa, che in realtà è sostanzialmente il finale del gioco e poi capirete perché. Allora, eccoci qua, però si trova un po' lontano, quindi ragazzi, taglio e ci rivediamo tra un attimo. Ok ragazzi, eccoci qua, utilizziamo qua subito Surf e attiviamo un repellente per andare a fare questa velocissima quest che mi ero dimenticato, ossia parlare con questo omuncolo qua che ci vorrà insegnare oltraggio ai nostri Pokémon e saranno pressoché tutti abili. Ora io non lo insegno perché per ora non mi serve a nulla, però ecco, solo per farvi vedere questa cosa. Da qui proseguiremo senza tagliate perché vi devo dire un'altra cosa. In molti mi avete chiesto il download di questa ROM. Io personalmente non l'ho più. Però ragazzi, pensavo di metterlo a disposizione sul gruppo di Telegram. Questo perché su Telegram sono solito, nel caso voi non lo sapeste, nel caso non foste dentro il gruppo Telegram, sono solito rilasciare magari qualche video in anteprima o comunque dei video a muzzo, cose così, cose un po' esclusive. E da oggi metterò anche i download dei giochi a cui gioco a serie terminata. Quindi, nel caso vi interessasse trovare il download di Sienna, potete tranquillamente contattarmi su Telegram, io vi inserirò nel gruppo, insomma, basta che mi contattiate su Telegram, un'applicazione semplicissima da scaricare, e ve lo passerò lì, perché passarlo qua poi io perdo il controllo di chi lo scarica, e non è una cosa che mi va, sinceramente, dato che il download che vado a mettere è un download mio, sul mio account di Mediafire, e non vorrei renderlo così pubblico, perché poi non si sa mai chi potrebbe arrivare a scaricarlo. Comunque, nel frattempo, avete visto che siamo giunti in questa nuova città, abbiamo trovato anche uno Spearow bellissimo, però signori miei, ahimè, la palestra è chiusa. Caro allenatore, io, il capopalestra di Bayan City, sono via per degli affari con la Lega Pokémon. Sarai accontentato quando tornerò indietro. Signori miei, il gioco finisce ufficialmente qua, nel senso che oltre a questo non si può fare assolutamente niente. Quindi, io credo di avervi detto tutto quello che avevo da dirvi in questo breve video. Vi ho parlato della serie indie horror che ho intenzione di fare. Vi ho parlato del download. Vi ho parlato della mia condizione di salute. E niente, io ringrazio tutti quelli che hanno seguito questa serie, che è stata seguita direi abbastanza bene anche con i commenti, con i like, ma soprattutto con i commenti, raga, che sono la cosa più importante, perché quando ricevi tanti commenti vuol dire che c'è tanta gente attiva e la cosa mi fa davvero piacere. Detto ciò, se la serie in generale vi è piaciuta e non questo ultimo video che non aveva sto gran contenuto, vi invito a lasciare un mi piace per sostenere fino all'ultimo Pokémon Sienna. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, rispondete alla domanda del giorno che ci sarà sempre, come al solito. Passate dai social in descrizione, mi raccomando assolutamente Telegram, anche per la questione delle cose in esclusiva e soprattutto del download della ROM. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video!